una maratona corsa in Germania per qualificarsi alle Olimpiadi, una scarpa super veloce adatta ai podistamatori molto evoluti, una medaglia sofferta, raccolta con sudore e sangue, soprattutto dopo le prestazioni effettuate nei mesi scorsi. Questa è la storia della maratona di Amburgo, ma per capirlo, come al solito, partiamo dall'inizio. Sabato mattina a Valle Olona ho ritardato di un giorno la partenza per andare ad Amburgo, però più tardi prendo l'aereo, anzi tra pochi minuti, corsetta di soltanto 5 km, e le due novità sono che andrò a documentare la gara, perché molti degli atleti che vorrebbero partecipare alle Olimpiadi si devono ancora qualificare, e poi soprattutto per la prima volta nella mia vita correrò una maratona con le nuovissime ASICS, e vediamo un attimo come si comportano. Finisco la corsetta e poi dopo ci vediamo all'aeroporto. Corsetta finita, il mio polpaccio sta molto meglio, coniglio salutato, ora doccia e poi diretto all'aeroporto. Aeroporto di Malpensa, sono come al solito in ritardo, sto prendendo il volo per Zurigo e poi andrò ad Amburgo. Ho preso un piccolo cappuccino alla lounge della Lufthansa, ora però vado a prendere il volo, c'è già il boarding e ho preferito partire più tardi per avere la possibilità di rilassarmi prima della maratona. Dormire poco il giorno prima non è una cosa eccezionale, e poi invece sta settimana sono stato a Bruxelles, quindi dai, ci vediamo a Zurigo. Aeroporto di Zurigo, sto andando all'imbarco per Amburgo. Il viaggio è andato tutto bene, bagagli a mano chiaramente, e effettivamente il layover è molto limitato, di soltanto un'ora, quindi in teoria potevo essere preoccupato, ma sapevo che in questo aeroporto svizzero tutto è molto efficiente, quindi non perderò l'imbarco. Ci vediamo ad Amburgo. Sono finalmente ad Amburgo, ho preso un piccolo trenino, adesso ne sto prendendo un altro, poi vado al hotel e ovviamente dopo passo all'Expo. Ho mangiato in maniera frugale sul volo, però comunque si sta decisamente bene, devo anche capire dove andare a mangiare questa sera. Arrivati in hotel, mi sono assicurato di due cose. In primo luogo che ci fosse il coffee, e quindi c'è la coffee machine per domani mattina, espresso, e inoltre che potessi fare il late checkout, cosa che mi è stata assicurata. Devo però correre forte domani, perché fino all'una e quindi ho soltanto un'ora per finire la gara e poi farmi la doccia e finire tutto. Provare l'Expo è stato comunque un gioco da ragazzi, alla fine posso dire è molto facile, è tutto a misura d'uomo questa gara, spero che domani sia divertente. Adesso entriamo e vediamo se ci sono dei prodotti interessanti che magari non sono presenti in Italia. Chiaramente lo stand più importante è quello di ASICS, però vediamo. Stanno premiando i ragazzini, un attimo di mente locale prima di entrare all'Expo, vediamo quali sono gli stand più importanti, e chiaramente qua fuori c'è pure la possibilità, come già a Milano, di provare le scarpe ASICS. C'è una piccola lotteria sia di ASICS che anche di un'azienda tedesca. Boh, io non sono interessato a queste cose, andiamo meglio all'interno dell'Expo. All'ingresso c'è pure il racconto di tutte le maratone d'Amburgo a partire dal 1986. Già nel 2006 si correva in 2 ore e 6, ora sono arrivati a 2 ore e 04. Davvero una gara comunque molto interessante, molto partecipata e molto veloce. Sembra che ci sia una piccola coda per il ritiro dei pettorali, perché li stampano al momento, probabilmente. Adesso vediamo come funziona, però vabbè, sarà solo questione di 5 minuti. Tutto abbastanza semplice, il pettorale lo stampano sul momento. Partirò nella griglia A, che è quella dietro gli Elite, quindi domani filmerò bene, e adesso andiamo a ritirare la sacca gara. Invece la maglietta non l'ho presa perché costava 33 euro, non per quello non l'ho presa, ma perché comunque non mi serve. Il ritiro della sacca è comunque anche questo molto rapido, ci vogliono solo 2 o 3 minuti, e soprattutto penso di consegnarla domani mattina, anche se boh, alla fine sono abbastanza vicino alla partenza, però non si sa mai. Hello! Wow! Your number? Yes. Inside, yeah? Good luck. Thank you, bye. Bye.
Ora andiamo a vedere se ci sono qualche espositore interessante. Comunque direi che è stato tutto molto molto rapido. Lo stand di ASICS è assolutamente molto simile a quello di Milano, forse leggermente più piccolo. Il concetto è lo stesso, si possono testare le nuove scarpe che sono quelle che poi userò domani io alla gara. Per il resto l'Expo è davvero molto simile a quello di Milano, forse leggermente più grande, ma nulla di che. Ad ogni modo adesso vado all'hotel per rilassarmi un attimo prima della cena. Per la cronaca sono andato a mangiare dal ristorante cinese dove ho mangiato un po' di riso e un po' di chicken di pollo e adesso di fatto vado un po' a rilassarmi perché domani sarà una gara abbastanza dura e cercherò di impegnarmi per quanto la mia condizione sia abbastanza mediocre. Domenica mattina sto andando alla partenza, sono le 8:10, la gara inizia alle 9:30, sono come al solito un po' in ritardo, ma in realtà, visto che ho preso l'hotel molto vicino alla partenza stessa, ci metterò solamente 10 minuti ad arrivare e consegnare la borsa e quindi tra poco consegno la borsa, mi cambio, faccio un piccolo riscaldamento e poi andiamo in griglia. Mi sono messo un giubbottino perché fa un po' freschino, capisco perché partano alle 9:30, la sensazione è che comunque la temperatura aumenti nelle prossime ore e quindi ovviamente si correrà solamente in canotta. Siamo arrivati alla partenza, vado a consegnare la borsa. Ci sono 38.000 atleti che parteciperanno oggi tra la maratona, la mezza maratona e la staffetta, 14.000 sulla maratona e la partenza è in discesa, solo che io partirò davanti, quindi sono già poi a dover risalire. La consegna della sacca è assolutamente facile, invece la cosa più difficile è la coda al bagno che dura almeno mezz'oretta, però adesso porto la sacca e vado alla partenza. Sei pronto per oggi? Sì, sono un po' impaurito, però me lo fido, la prima mezza, la prima maratona. Mi seguono anche dalla Germania, parli benissimo comunque italiano, bravissimo. Sì, ho vissuto 20 anni a Cagliari in Sardegna e per questo. L'ingresso della Amazzona venne riconosciuto sul video e quindi ci sono passato in maniera molto semplice. Non c'è tantissima gente, adesso comunque tra pochi minuti inizieremo a partire. Sono praticamente davanti. È stato comunque difficile trovare il pettorale per gareggiare oggi, devo ringraziare Top 4 Running per l'opportunità, anche se sono su Elite comunque non l'avrei trovato, grazie mille Top 4 Running. Sono 15 minuti alla partenza, sono entrati in Elite, però siamo qua davanti, oggi l'atmosfera rilassata, ho la fortuna di poter correre alla velocità che voglio, adesso vediamo un attimo come evolverà la gara, dovrebbe essere piatta e molto veloce, vediamo, dai. Über 5000 Meter. Er hat einen Bruder und 6 Schwestern. Das war hart schnell. Aus Äthiopien. Geht er den? Voilà! Decimo chilometro. Stiamo passando in realtà i 34 e 40, però. Siamo partiti 30 secondi dopo. Io direi che sto bene. E vediamo un attimo come butta nel 31esimo. Ho rallentato comunque mezza 14:35, vado al passeggio nella seconda parte, non ho mentalmente la forza di dare il massimo, provo a correre ancora 3:45. Alla scarpa nel 500 euro Adios, devo uno però e stiamo correndo al 25esimo. Io non ne ho più, sto andando pianissimo.
che dire, ma non benissimo. 2 ore 41 e mi sono anche fermato, forse la gara più difficile che ho fatto dagli ultimi 3-4 anni. Credo però che è legato al fatto che non avessi corso più allenamenti di qualità nell'ultimo periodo, e ovviamente ho fatto due maratone in 2 ore 29, 2 ore 30. Adesso mi riprendo un attimo e poi dopo vediamo cosa fare. Mi faccio mettere. Yeah. Thank you. Thank you so much. Ciao. Yeah, thank you. Thank you so much. Congratulations. Vado a farmi incidere ora la medaglia, il tempo ufficialmente. Siamo partiti 30 secondi dopo, però poi mi sono anche fermato 45 secondi, veramente una gara un po' strana. Hello! Nice. 2:41:17, boh, tempo non eccezionale, però sono contento di averla finita e soprattutto è stato un bel ricordo. Bellissima gara comunque. Hello. Hello. Good afternoon. Sono andato a prendere la sacca, adesso pochissimi secondi la prendo, mi cambio. Thank you so much. No problem. Bye. Bye. Che dire, anche questa avventura di Amburgo è giunta al termine. Ho un piccolo crampo al polpaccio sinistro in questo caso, però in realtà oggi ho capito una grandissima lezione, che comunque la maratona non si improvvisa, però è stato davvero piacevole, divertente, e ho sognato di poter correre forte anche senza effettivamente fare allenamenti intensi nell'ultimo periodo. Veramente un'ingenuità che ho ovviamente pagato fin da subito. Comunque mi sono divertito. Voi nel frattempo stay strong, keep running. Io come al solito vado a dare a mangiare al coniglio e spero di incontrarvi presto a qualche altra gara. Ci vediamo alla prossima. Ciao!